Oggi andremo a fare il decluttering del mio make-up. Questa è una parte e non finisce qui. Ciao a tutti, come avete visto dall'intro, oggi facciamo il decluttering del mio make-up. Chissà perché ho avuto questa malsana idea. È un po' in realtà che penso a questa cosa. Io faccio decluttering del make-up bene o male. Una volta l'anno, prima ero più brava, lo facevo una volta ogni 6 mesi, adesso mi rendo conto che l'ho fatto ben a giugno del 2022, siamo a ottobre 2023, quindi è un po' che non metto mani alle mie varie pochette. Allora, per come mi trucco io, in questo momento ho davvero davvero tante cose. Dico per chi magari mi segue da poco tempo, io trucco occhi e labbra, quindi prodotti base, cose così non ne ho. Se forse ho qualcosa, ho un paio di correttori e una o due ciprie e basta. Perché non truccandomi il viso non uso niente, non compro neanche niente, ecco. Quindi ho tanti prodotti occhi, quindi tante matite, tante, neanche tantissime palette, però qualche palette e ho tanti tanti prodotti labbra perché comunque sono la mia passione. Adesso partiamo dalle palette. Non so neanche se riuscirò a girare questo video tutto in questa giornata, però ci proviamo. Allora, ho tirato fuori le palette. Secondo me ne manca ancora una, ma non la trovo in questo momento perché, tra parentesi, ho tirato fuori un po' tutto il mio make-up, però non sono sicura di aver tirato fuori proprio tutto, 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 perché sicuramente ci sarà qualcosa ancora in qualche borsa, tipo i rossetti, tipo il burro labbra. Sono quelle cose che io metto nelle varie borse che utilizzo in quel momento, poi tante volte quando cambio borsa il rossetto mi rimane in borsa, quindi alcune cose sicuramente ci saranno ancora in giro. Dicevo, per come mi trucco io in questo momento ho davvero davvero tante cose, per alcuni di voi potranno sembrare pochissime, per chi magari ha la passione per il make-up. Per chi non si trucca potranno sembrare tantissime, nessun giudizio per favore, questo è quello che io ho e piano piano andrò a declatterare dei prodotti che andranno buttati e metterò da parte in una pochettina che ho selezionato, questa qua del DM che mi aveva mandato quando ho aperto il primo DM a City Life a Milano. A mettere da parte qua dentro dei prodotti che farò vedere a mia cognata se li vuole tenere lei, se no vedrò di regalarli a qualcun altro o cestinarli se non troverò nessun altro a cui darli. Quindi incominciamo. Allora, ho un po' di palette e incomincerei da queste. Poi ho messo diversi prodotti in questo cestino, come vedete, straborda di prodotti. E oltre questo e le palette, ho questa pochette piena e un'altra pochette abbastanza piena, quindi di prodotti ce ne sono tanti. Ripeto, potranno sembrare pochi, tanti, vedremo. Comunque, incominciamo. Allora, incomincio dalle palette. Ho questa palette di Astra. Questa, diciamo che è tra le ultime che ho comprato, usata pochissimo. Adesso la faccio vedere così. Questa la tengo e sono sicura di quello che dico. Poi faccio vedere un po' random. Ne ho due di Primark. Queste le ho comprate, non so se l'anno scorso o 2 anni fa. Sono delle palettine piccoline, pagate 3,50 € l'una e all'interno sono così. Come vedete, nuove, ancora con la plastica. Ho questa e ho questa. Di queste ne terrò una sola. Alla fine i colori sono molto molto simili e tra le due preferisco questa, quindi questa la tengo e questa la regalo. Come vedete è ancora chiusa. Dicevo, sono di Primark, questa è la Gold Lust e questa è la Amber Flame. Non so se si possono trovare ancora in giro, quindi questa è quella che tengo, questa è quella che regalo. E incomincio a mettere in questa pochettina. Poi ho questa molto bella di Kat Von D,
usata pochissimo, però questa mi piace anche proprio da tenere lì così. Alla fine i miei colori sono questi, quindi li vedrete proposti in diverse palette. Questo l'ho usato diverse volte, è un bel colore. Questa la tengo, anche se la uso poco, è una di quelle palette costose, tra le più costose che ho, perché comunque anche il mio make-up è tutto low cost, che mi piace tenere proprio in scorta. Poi un'altra che sono sicura di tenere è la Rose Maniacal di Wycon. Mi piace tanto questa palette, l'ho anche usata diverse volte, ma io anche lì gli ombretti non è che ne metto tantissimi. Io vado di mascara a matita e matita sopra gli occhi. Ogni tanto, quando voglio fare qualcosa di particolare, metto anche l'ombretto. E questa la tengo, mi piace molto. Poi un'altra palette che darò via in regalo, se appunto che non penso di buttarla, è nuova anche questa. Non so di che marca sia, questa mi era stata regalata. Face Natural A and Face Makeup. Mi era stata regalata, non l'ho mai utilizzata. E quindi anche questa andrà in regalo. E siamo già a due, brava Eli. Poi ho questa palettina molto molto usata della Maybelline, queste andavano di moda tantissimo, e è la The Blushed Nude, scusate, Nude, faccio fatica ad aprirla. Allora, è una palettina che andava di moda diverso tempo fa, con questi toni nude, toni che mi piacciono molto. Come vedete, ci sono molti ombretti bucati anche molto seriamente. Queste due erano bucati, ma si sono tolti, si è scollata la cialdina, quindi niente, è andata. E penso che la terrò ancora. Ancora le voglio dare qualche opportunità. Se vedo che poi spolvera davvero tanto anche sul viso, niente, penso che la butterò direttamente. Ho una palette che è un residuo veramente di tantissimi anni fa, ma questa ogni tanto la uso ancora. Ma la tengo proprio come ricordo. Questo è stato uno dei primissimi regali che mi ha fatto mia suocera quando ancora non era mia suocera, quando ero fidanzata con mio marito. Contate che il 5 ottobre saranno 8 anni che siamo sposati, siamo stati fidanzati 8 anni e sono 8 anni che siamo sposati, quindi comunque è tanti anni che stiamo insieme. E questa palette è stata uno dei primissimi regali. Questa è una palette di Pupa, ma non mi so, cioè, avrà sicuramente 10 anni, ecco. E devo dire che ha un colore che mi piace molto tuttora, che è questo che è bucato, tra l'altro, e insieme a questo, che comunque ancora, devo dire la verità, scrivono molto molto bene. E di questa palette, dopo andava di moda a mettere queste luci a labbra, io ne avevo tantissimi, quelli fatti a Lollipop della Pupa, me ne aveva regalati tanti, anche di palette, tutte di luci a labbra fatti così. Non uso più niente se non appunto questi due colori, che ogni tanto ancora mi capita di usare, nonostante siano passati diversi anni. Poi ho questa palette qui di I Love Revolution. Questa è la Golden Bar ed è fatta così. Anche qui ve la mostro per così. Questi sono i colori e devo dire che mi piace molto. Quando la uso comunque sono sempre soddisfatta. Anche questa la tengo. E poi ho l'ultima da mostrarvi che non ho mai, mai, mai utilizzata, è anche l'ultima che ho comprato. Ovvero questa qua di NYX di Avatar, insomma in collaborazione con Avatar, quando era uscito il film, l'ultimo film che hanno fatto. Questa palette è stupenda, non l'ho mai utilizzata. Guardate quanto è bella. I colori sono stupendi, mi piace proprio l'idea della cialda divisa in due, anche proprio per ricreare un make-up con i due colori. È bellissima questa palette, a parte che è in cartone e vabbè, ok, a parte questa cosa, però è veramente veramente bella, mai mai utilizzata. Peccato, ma la tengo perché appunto è la più nuova che ho e lei sta qui con me. Quindi queste sono tutte le
le palette che ho, due le andiamo a regalare e va bene così per il momento. Quindi palette finite, sono sicura di avere un'altra di Astra in giro, ma non l'ho trovata. Vediamo, intanto declutteriamo quello che abbiamo trovato. Poi passo a una pochettina, questa qua è dello small, perché all'interno si tratta sempre di prodotti occhi e ne ho diversi. Sono ombretti ombretti mono, scusate, non mi veniva il termine. E quindi vediamo un po' cosa andiamo a tenere e a cosa a cestinare o magari se c'è qualcosa da mettere in forse, perché no. Sapete cosa non ho fatto? Non ho portato un po' di acqua micellare per struccare la mano, perché sicuramente qui andiamo a provare. Allora, ho trovato questo lip balm nuovo di Balea al lampone ciliegia, questo ovviamente lo tengo, è nuovo. E quindi, allora, pochette vuota, parte un temperino dentro, così a livello visivo vediamo un po' cosa potrei andare a declatterare. Niente, a livello visivo niente, quindi adesso andremo un po' con le texture, ve le faccio vedere anche a voi pian piano che proviamo, poi andrò a prendere un pad e un po' di struccante, vediamo. Allora, di Revolution ho questo e questo. Andiamo a swatchare un po'. Questo è un grigio bello, però insomma si vede praticamente niente. Cioè, con il dito era stupendo quando vai a swatchare. Ah no, beh, insomma, questo mi piace. Bello, a me il grigio piace. Essence faceva una matita argento proprio di questo colore che era stupenda, non la fa più. Però questo lo tengo. Poi, questo per dire è un viola che per me risulta molto scuro, quindi questo la potrei anche provare a regalare. Vediamo un mixato, mixato però col grigio è bello, viene un bel effetto. Vediamo da solo è troppo scuro per me, però è bello lo swatch, la texture è molto molto sottile, bella. Niente, per il momento li tengo perché voglio provare a un make up dove li metto insieme, quindi metto prima la base grigia e poi metto sopra il viola. Questo penso che sia un prodotto che andrò a declatterare, a buttare proprio, questo trio di ombretti, insomma io l'ho utilizzato come ombretti negli anni perché ha davvero davvero tanti tanti anni e poi è un colore un po'... non scrive neanche più tanto bene, che poi in realtà non mi dispiace, è un bronzo terra molto chiaro, un po' satinato, lo metto nei forse. Poi andiamo a vedere, ci sono diversi prodotti di Kiko sul viola, si vede che ho avuto un momento, questo è di Essence, viola, questo ho avuto il mio momento viola, a quanto pare. Ecco, questo penso, questo l'ho usato diverse volte, si vede. Questo penso che andrò a declatterarlo. Perché, nonostante comunque ancora scriva bene, però non è più un colore che andrei a mettere. Lo metto anche lui nei forse. Poi, intanto mi pulisco dove posso, poi pian piano andrò a lavare. Ho questo prodotto qua di Elf, che visto così è molto simile a questo di Douglas, ma sono scuri per me, cioè è raro che io metta un colore così scuro. Allora, andiamo a fare un po' di swatch qui, vediamo un po', questi di Douglas, via. Poi non li uso quasi mai questi qua mono io. Non so neanche perché ne ho così tanti. Questo è un rosa Barbie, ecco per dire, ecco il rosa per dire è un colore che questo lo vado a regalare, sono sicura, perché sugli occhi ho una matita rosa che uso ogni tanto, però come ombretto rosa non mi ci trovo. Poi, quindi quello l'ho messo sicuro da regalare. Ecco, questo è un violettino che non mi dispiace, questo qua di Essence.
Metal Glam di Essence, è il numero 03. È questo per dire come base, come ombretto da mettere sotto la matita rosa, potrebbe starci bene. Perché è un violettino. Questo sì, questo lo tengo. Spolvera parecchio, però ancora lo tengo. Vado a regalare questo colore che è stupendo, è un blu, però come vedete praticamente mai usato. È stupendo però per me è troppo scuro. Quindi questo sicuro lo vado a regalare. Poi, quindi questo lo tengo. Vado a regalare questo verde, che è stupendo anche lui. Ogni tanto uso del verde negli occhi, ma uso matite verdi. Quindi stupendo, lo andrò a regalare perché non mi ci trovo più, non è più un colore che io utilizzerei. Andiamo a vedere questo qua di Douglas. Ah, ma è un blu? Sembra un grigio. Un grigio blu. Molto scrivente. Dove l'ho fatto? Qui. Non male, questo lo tengo. Vediamo questo di Elf. C'è ancora impacchettato, ma questo sicuramente me l'hanno regalato in qualche swap, in qualche scambio, perché io non mi ricordo neanche di averlo mai comprato. Ah, ma è piccolino piccolino. Pensavo che fosse più grande. Vedete, neanche mai aperto, perché è una cialdina Navy. Cialdina piccola piccola, andiamo a vedere. Super scrivente però, bella, bello questo. Per il momento lo tengo qui dentro. Adesso devo fare anche, poi magari se vi può interessare questa tipologia di video sul makeup, andremo a rifare la mia makeup bag, ovvero la pochette di trucchi che uso giornalmente da tenere proprio in bagno dove mi trucco. E ogni tot magari cambiamo un po' i prodotti insieme. Vedo che qualcuno fa questa tipologia di video. Io ogni tanto lo guardo volentieri. Vabbè, adesso questo lo teniamo per il momento. Poi ho un colore molto chiaro di Kiko. Questo che è un po' tipo da base per altri ombretti per uniformare un po' la palpebra. Un po' però devo dire che ha dei piccoli brillantini, però vabbè, questo lo tengo ancora. Ho comprato questo prodotto di Kiko non tantissimo tempo fa, se dico tanto un paio d'anni fa, però è un oro caldo, cioè è oro oro questo, fin troppo per me, vedete? Cioè proprio oro oro, però questo secondo me è adatto per il periodo natalizio, con un bel rossetto rosso e via che usiamo, perché a noi la sobrietà non ci piace. Questo lo tengo. Ho dei glitter di Wet n Wild. Chissà Wet n Wild se esiste ancora, fatemi sapere, sicuramente siete più aggiornati di me. Dei glitter di Wet n Wild, vediamo se scrivono. Non si aprono neanche. Ok. Glitter di Wet n Wild. Ah, ci penso, li metto nelle cose da pensare, perché non so se li metterei, però perché no? Poi andiamo sui viola, che vi ho fatti vedere prima e poi non li abbiamo neanche provati. Kiko, oh, bello però questo. Questo è bello però, eh. Questo lo tengo. Adesso da vedere che non tolgo niente del viola. Vediamo un po'. Questa più piccolina. Questa è una tonalità di viola che mi piace da impazzire. Tuttora Kiko ha fatto una nuova collezione e ha una matita di questa tonalità viola che ho provato e che volevo comprare, poi sono stata buona, non l'ho comprata, però mi piaceva da impazzire. Infatti,
Questa la metterò sicuro nella make-up bag. Bella, questa mi piace. Sì, questa la teniamo. E questa va sicuro nella make-up bag. Qui ho un rossetto di MAC. È sempre viola. Viola blu. Questa è stata una pazzia. Questa è stata una pazzia. Tornarsi indietro non spenderei più così tanti soldi per un rossetto. Guardate che rossetto. E l'ho messo. E l'ho messo. Il problema è che fa risultare i denti gialli, purtroppo, perché è appunto è viola. Peccato. Però lo tengo, perché è una pazzia che ho fatto. Questo lilla qui, per dire, non so se lo metterei, però lo potrei tenere per un make-up estivo, perché come colore non mi dispiace. Bello, questo è un matte. Hanno ancora tutte delle belle polveri questi ombretti, tra l'altro. Questo lo teniamo ancora. E poi ho quest'altro di Kiko, che sono proprio tutti viola diversi. Forse questo e questo si assomigliano. Cosa ne pensi? Sono diversi. Vedete, sono tonalità comunque sempre diverse. Vediamo. È bella anche questa. Vabbè, questi viola li teniamo, via. Quindi abbiamo regalato un. Ne abbiamo regalati tre. E vabbè, non è male. Tre regalati, tre in forse e tutto il resto l'abbiamo tenuto. E beh, insomma, piano piano declutteriamo. E quindi anche qui mettiamo via le cose che teniamo. Poi passiamo all'altra pochette e lascio le cose dentro il cestino, diciamo, per ultime. Allora, opterei per andarmi a lavare la mano, così possiamo swatchare anche un po' di prodotti labbra, perché qui la maggior parte sono quelli. Ok, mano struccata e lavata. Come struccante, tra parentesi, sto utilizzando ancora questo qua di Nivea. Come vedete, lo sto utilizzando molto spesso. Sta finendo, insomma, mi piace tantissimo. Questo è lo struccante occhi illuminante waterproof. Sono 125 ml, l'ho trovato da Tigotà. Mi trovo veramente, veramente bene e mi sta piacendo tanto. Va bene, parentesi chiusa. Allora, passiamo a questa pochette che ha un po' di prodotti labbra e qualcosa occhi. Sono prodotti per la maggior parte nuovi. Adesso vado a tirare fuori e poi valuteremo. Dico per la maggior parte perché alcune cose non sono nuove, cioè le ho già utilizzate qualche volta, allora ho tirato fuori quasi tutto. Vediamo, sì, ho già visto delle cose che metterò nei forse e poi valuterò. Allora, finiti, ci sono dei patch per punti neri anche dentro. Va bene, li mettiamo da parte. Ok, vuoto. Allora, vediamo un po'. Perché prodotti sono tutti prodotti labbra, mi sembra. Ci sono due o tre, c'è cioè un pennello di Douglas per ombretto ancora chiuso che teniamo sicuramente. Poi lo metterò insieme ai prodotti labbra. Ho questo rossetto proprio color fragola, che non è un colore nelle mie corde, poi soprattutto se sbava aiuto. Lo metto nei forse. Perché voglio provare a metterlo magari un giorno che non devo uscire, magari che sto a casa e valuto se è un colore che magari posso utilizzare in primavera estate. Quindi lo mettiamo già nei forse e via. Se sbava andrà tra i prodotti o declutterati o insomma regalati, vedere se chi lo regalerò starà meglio di quanto sta a me. Ecco, questo è l'altro prodotto fragola. Secondo me sono molto simili, tra l'altro, come colori. Ah no, non c'entra un cavolo. Questo è ancora più rosa. Swatchiamo un attimo. È fucsia questo. Cioè, proprio fucsia. Vabbè. Vediamo questo, swatchiamo anche questo, vediamo come sono diversi. Beh, insomma. Uno proprio rosso e uno proprio rosa. Adesso li provo ancora, vediamo. Li metto nei forse tutti e due, magari vedo se provarli un'altra volta, poi valutare. Questo è Rosa Barbie di Avon. Però
Questo lo tengo perché è un rosa Barbie, però è tenue, non è esagerato. Magari ancora lo provo un'altra volta. Questo era un prodotto tester in realtà, però nuovo, che mi aveva regalato diversi anni fa della Deborah all'OVS quando ho lavorato lì come commessa per qualche mese, quando ero ancora una ragazza. Devo dire che questo colore comunque mi piace, è un mattone rosa, beigiolino. Più rosino che beigiolino, però è carino, ancora mi piace. Adesso vedo, lo provo, lo tengo. Comunque quello in ogni caso lo terrei come ricordo di quel periodo, che comunque è stato un bel periodo, anche se sono stati pochi mesi. Un altro prodotto rosa, io che uso tutti questi. Alla fine uso rossetti nude, tutti rosa. Questo. No, questo lo metto da regalare, dai. Sono sicura. Scusate, interruzione chiamata. Allora, intanto mentre ero in chiamata ho swatchato e tengo questa tintalabbra di Primark, che è questa qui marrone, che mi piace moltissimo, quindi la tengo. E sicuramente andrà nella make-up bag di questo periodo. Poi ho swatchato questa andava di moda tantissimo tempo fa, non mi ricordo assolutamente la marca perché è tutto cancellato come vedete, però devo dire che regge ancora bene e non è secca, quindi la tengo. Poi ho swatchato questa matitona labbra che io uso come rossetto, che è questo, anche questo adattissimo per questo periodo, di questo mattone rosso un po' però lucido, che secondo me è molto bello anche indossato, adesso lo proveremo. Sono indecisa su questi due prodotti. Questa è la tinta labbra di NYX ed è la colorazione SMLC 18, che è molto bello il colore, però non si secca sulle labbra, non diventa opaca e tende a sbavare e poi è secca. Questa è proprio secca. Quindi questa mi sa che andrà direttamente nel bidone, purtroppo. Mi dispiace un sacco, ma è andata male questa, è sempre stata un po' secca come tinta labbra. Mi spiace molto, non so neanche se NYX le fa ancora, fatemi sapere. Voi siete sicuramente più aggiornati di me, se le fa ancora ci potrei pensare. Prague. Forse questa era la colorazione, insomma, comunque molto bella. E anche questa di Kiko, di una edizione limitata, la Waterflower Magic. Questo invece non è secco per niente, però anzi, vedete, non è, cioè, ci sta ancora come colorazione mi piace da impazzire. Questa è la mia colorazione di base, mi piace tantissimo, però non si secca, anche questa rimane lucida e tende a sbavare molto molto facilmente e bisognerebbe proprio mettere pochissimo prodotto sulle labbra e tamponare qui, però questa ancora la tengo perché comunque l'ho usata veramente veramente poco e tengo anche per lo stesso motivo la matita della stessa linea edizione limitata di Kiko, la Waterflower Magic, la 01, che è una matita labbra, è molto molto più chiara rispetto al rossetto che è questa. Però ancora la tengo proprio per contornare le labbra anche quando non voglio fare niente di impegnativo. Questo è un rossetto nude, va bene. Le matite labbra poi ve le faccio vedere dopo. Adesso ve l'ho fatta vedere perché era proprio della stessa linea. Quindi ancora la tengo, ma in forse da vedere. Mentre questa penso che la declatterò. La metto in forse. Poi ho questo rossetto scurissimo, che penso di aver comprato in quei. Beh, alla fine non è neanche tanto scuro vederlo qui. È un rosso ruggine, bello. In quei negozi un po' tipo estivi che vendono. Qui da me ce ne sono un paio. Che hanno tutti i prodotti per la cura della persona, così, ma hanno anche dei cestoni che costano poco.
Sì, io vi dirò che il colore mi piace, vederlo così mi sembrava scuro. Gli do ancora una possibilità. Poi ho questo rossetto qua di Wet n Wild che è stupendo il colore. Bellissimo. Vediamo. Bello. Questo lo teniamo, molto molto bello. Poi ho questo mattitone, cioè un rossetto molto comodo che viene su così e è un rosso bello acceso, è questo rosso qua, bello, molto bello anche questo, quindi anche lui rimane. Poi, cioè di rossetti non sto dando via niente, ho dato via un rossetto, uno declatterato e due in forse. Vabbè. Questo mi piace molto, la colorazione è stupenda. È di Lancôme, una mini mini size che avevo trovato in un giornale. Chi è patita di giornali con gli omaggi lo sa perché le abbiamo preso tutte. L'Absolute Rouge Matte, però sbava. Però mi piace talmente tanto anche la mini size, molto molto carino, lo tengo. Poi ho queste due tinte labbra della Rimmel, che sono della stessa linea, come vedete, che ho usato tantissimo, che andavano di moda tanti anni fa. Queste hanno praticamente la parte dove c'è la tinta labbra, che poi appunto si fissa e diventa opaca, e la parte del lucida labbra. Usate tantissimo. Adesso penso che le proverò ancora e poi valuterò se è il caso di salutarle o meno, perché non sono secche per niente, vi dirò. Non sono più due colorazioni che io metterei proprio tranquillamente da tutti i giorni, mentre prima comunque se uscivo la sera ero anche più giovane, uscivo molto più spesso, le mettevo e le metto in forse anche loro, da provare, da provare. Poi ho questo matitone qua di dovrò prendere da Stradivarius, ma il colore visto così non mi dispiace neanche, però insomma. Non è più nelle mie corde. Boh. No, dai, questo lo regalo. Vediamo se magari mia cognata gli può interessare. Cioè, le può interessare. Adesso, i prodotti che decido di dar via, se non sono proprio messi male, tipo questo che comunque è secca, li metto da regalare. Appunto perché poi rimangono in famiglia. Se poi vedo che anche lei non interessa, perché lei sceglie, siccome è capitato in questi anni che magari facesse un po' di decluttering, lei sceglie quello che le piace e quello che non le piace me lo ridà. E vediamo, dai, in base a quello che magari mi ridà. Questo è anche bello, un bel colore. È un altro colore un po' fragolina, diciamo, però è diverso da questi due che ho provato per primi. Questo mi piace di più, se devo dirla proprio tutta. Da quei due fragolini qua. Sono questi, no? I fragolini. Sì, questo e questo, infatti. Questo mi piace di più, questo lo tengo sicuramente. Poi ho un colore bello strong, che anche lui però ha quel problema lì. Vedete la tinta che vi dicevo di Kiko, che non si asciuga per niente? Adesso è un po', no? Che l'ho messa su la water flower, questa qui. È quello che non mi fa impazzire, però magari mettendo poco prodotto. Bello, bello strong. Bel viola. Questo lo tengo soprattutto in vista di Halloween, magari ci facciamo qualche make-up. Vediamo, valuterò. Ho un rossetto rosso di un'edizione di Essence stravecchia, proprio All You Need Is Red. Che però tengo, perché al momento non sono usciti tanti rossetti rossi, cioè il secondo rosso che esce. Poi ho due di questi, anche loro di Yves Saint Laurent, usciti in edizione limitata, diciamo in un giornale, e sono tutti e due lo stesso colore, molto bello, mi piace tanto, ed è questo fucsia, mini size. Le tengo perché mi piace davvero tanto, questa mai utilizzata, nuova proprio. Mentre questa qua l'ho utilizzata qualche volta, vediamo se faccio lo swatch. Colore stupendo, proprio grida, guardatemi.
Dai, tengo questo qua che ho utilizzato, lo tengo. E questo per il momento lo metto da regalare e valuto l'idea anche perché questo nuovo è tenuto molto molto meglio rispetto a questo. Vedete proprio la differenza. Però io non sono una persona che si tiene le cose da collezione, però quello è bello. Per il momento l'ho messo da parte. Poi ho questo prodotto molto molto bello, mai utilizzato, di Wycon. Non so se era un'edizione limitata, però è della Double Infinity Kiss, la 05 Divine. Questo prodotto è molto carino perché è un 2 in 1, contorno labbra e rossetto insieme. Vedete com'è fatto? Bello. Bello, mai utilizzato? Boh, perché mi piace, non lo so, mi piace tenerlo così, mi piace un sacco, stupendo questo, questo lo tengo. Tengo e devo avere il coraggio di utilizzarlo. Bello, ok, i rossetti che c'erano sono finiti, adesso abbiamo un po' di matite labbra da sgocciare e vedere cosa tenere. Poi ci sono tre matite occhi che vado a mettere da quest'altra parte, perché oggi mi sa che finirò il video così perché poi devo andare a prendere mia figlia a scuola, quindi tutta la parte che rimane la vedremo in un altro video. Farò due parti di decluttering. Ok, allora anche questa è occhi. Qui abbiamo una matita di Kiko della linea quella Smart, quella che costa di meno, più economica. Questa collezione nuova, ancora chiusa, quindi teniamo. Una matita contorno labbra trasparente che ho usato pochissimo, quindi teniamo, di Alverde. E anche questa la metterò in uso molto presto. Ho questa matita qua di Kiko sempre. È diversa da quest'altra, vero? No, è la stessa. 09? No, no, sono diverse. Sembrano lo stesso colore. Vabbè. Valuto, la metto da riconsiderare. Poi ho questa di Neve Cosmetics. Questa è la. Non mi ricordo il nome. Nome. Dove sei? Nome. Sfilata. Questa l'ho utilizzata, come vedete. Bella, la tengo. Sempre Essence, no, quella è la di Neve Cosmetics. Essence, ai ai ai, qua è dura, a parte che è scurissima, niente. Questa la do via e non ci penso due volte, troppo scura. Questa è di Yves Rocher. Ecco, questa non è male per niente. Questa e penso di tenerla. Ho questa matita rossa di Kiko. Bella, stupenda, una matita, una mina molto morbida. Questa qui, tengo sicuramente. Vado veloce perché appunto ho un po' di fretta. Kiko Dark Treasure. Nuova anche lei, però dura la mina. Colore molto bello. Colore bello, però mina durissima. No, dai, questa do via. È nuova, però. Se, mi si è pure rotta, provandola un po' sulla mano, si è rotto pure un pezzo. Riproviamo. No, disomogenea. Via. Peccato, però niente di che. Questa è insieme al rossettone di Primark, è la sua matita, come vedete, questo è il rossetto, questa è la matita, quindi la tengo per il momento. Poi, matitona viola, stupenda, vediamo vicino al rossetto viola, scura però ci sta, tengo. Matita rosa Barbie di Kiko, bello però. Questo rosa qua, morbida. Questo rosa Barbie lo tengo al suo perché. Altra matita di Essence rossa, non male, un po' dura la mina, però non male. Cosa faccio? Tengo. Ok, quindi per il momento ho finito. Allora, regalato di matite niente, di rossetti 3, di ombretti mono 3, di palette 2, quindi non male. Ho un po' di prodottini in forse e tre declatterati. Per il momento i declatterati sono questi, sono tre,
quindi questi andranno proprio nel bidone. In prova ho queste due, questi due, i glitter e ho questi due ombretti che andrò a provare in questi giorni. Quindi in prova ho queste cose qua. Io vi saluto, vi mando un bacione e registrerò sicuramente in questi giorni la parte 2. Questo è il risultato del decluttering. Ciao! Ci vediamo alla seconda parte di questa tipologia di video, che non so se metterò in seguito uno all'altro, perché comunque sono video molto molto lunghi e magari non tutti interessano. Io vi aspetto nei commenti, se vi fa piacere vi mando un bacione e se vi fa piacere iscrivetevi al canale, a me farebbe enormemente piacere. Buona giornata, ciao!